Buongiorno a tutti ragazze e ragazzi, oggi voglio prepararmi insieme a voi, voglio fare un video di make up, solo che questa volta voglio spiegarvi che cosa uso, visto che l'ultimo video l'ho fatto in timelapse e vi ho soltanto fatto vedere. Innanzitutto vabbè, io faccio un trucco molto minimal, anche perché di solito sono molto di fretta e tra l'altro non sono un amante della copertura del viso. Mi piace far respirare i miei pori, quindi non uso il fondotinta. Oggi vi faccio vedere un make-up facile, insomma. Anche perché non sono una make-up artist, sono semplicemente un'appassionata di trucco, però come vi dicevo non mi piace il trucco molto pesante, preferisco fare qualcosa che sia di naturale. Intanto vado ad applicare la mia crema, questa è una Sebo Vegetal di Yves Rocher. Mi ci trovo benissimo, ho bisogno di questa qui del sebo che è per pelli grassi ed è opacizzante. Come vi dicevo, non uso il fondotinta, non mi piace tantissimo il cerone, chiamiamolo così. Ok, no, scusate, un momento capelli. Questa è la palette di Yves Rocher sempre. E questa è quella con i rossetti qui, gli ombretti, il fard e il blush. Quindi prendo il fard e do giusto una spolverata, che in realtà sembra che non faccia quasi nulla, ma qualcosa la fa. Poi pennello per il blush. Le gote di Heidi. Intanto mi piace idratare le labbra per prepararle poi per il rossetto. Questa volta metto ciliegia, quasi finito, che è anche profumata. Diamo una spazzolata alle sopracciglia. Io non dipingo le sopracciglia, cioè al massimo le pettino. Eccolo, si era nascosto. Questo primer occhi, ma un qualsiasi primer insomma va bene, serve giusto per preparare la palpebra, per schiarirla, e ne metto pochissimo tra l'altro, però serve a schiarire la palpebra per far risaltare poi gli ombretti che andremo a metterci. Di più lo stendo anche sopra, ma la maggior parte lo metto sulla palpebra mobile, non ce la faccio a dirlo oggi. La palette ombretti di Brochet. Chi mi conosce sa bene che io ero una consigliera di Brochet, quindi mi ritrovo, non lo faccio più da un po', però mi ritrovo ancora tantissimi prodotti, tra l'altro che io adoro. Andiamo sul dorato e marrone, quindi metto una base chiara. Dorata, ah, scusate così non vedete. Ok, anche dall'altra parte. Ok, di solito quando vedo che ho le occhiaie abbastanza pronunciate, come in questi giorni visto che mio figlio non mi fa dormire, metto un po' di correttore, solo che credo di averlo finito, e poi però andare con il primer. Non so se ha fatto molto, però ci proviamo. E ora vado a prendere un marrone. Ecco, ce l'ho fatta! Bronze più che altro. Sì, è un bronze. E lo vado a mettere solo all'angolo esterno. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Ripeto, io solitamente ho pochissimo tempo per truccarmi, quindi non sto usando tutte le cose che si dovrebbero usare. Qualche giorno farò un video più esteso quando avrò un po' di tempo.
Ora dobbiamo scurire ancora di più la parte esterna, quindi la parte dell'angolino qui dell'occhio, e ci metto un marrone. Marrone. Ok. Ora sfumeremo. Ok. Ora, giusto proprio sull'angolino esterno, proprio un puntino di nero. Do un'altra passata adesso del colore di transizione. Con una matita, la applico sotto e la applico anche sopra, anche se poi sopra andrò a mettere comunque anche l'eyeliner. Questa mi serve intanto a scurire le parti tra le ciglia e unire quindi queste parti tra le ciglia, e in più mi dà anche una linea guida, diciamo così, per l'eyeliner, che tutte noi sappiamo che è il nostro nemico numero uno. Anche sotto. E in mezzo alle ciglia. Adesso applico l'eyeliner. Seguendo anche molto la linea della matita. Ultimo passaggio. Come dice Clio, di partire dalla radice e andare verso l'esterno e fare prima quindi in mezzo alle ciglia dalla radice e poi concentrarsi sulla lunghezza. Come dicono tutti i makeup artist, più le lavori le ciglia e meglio è, anche se non bisogna esagerare col prodotto. La cosa bella di questo trucco, con questi colori intendo, che si può abbinare facilmente comunque. Per chi ha questi colori di capelli, occhi, va benissimo, cioè sono molto i colori dell'autunno. E metto questo qui di Yves Rocher, che è il 102 satinato. Ho ancora le labbra un po' screpolate, ma fa niente. È un po' chiaro per me, per i miei gusti, però easy. Fatemi sapere se questo trucco vi piace e se vi è piaciuto veramente lasciatemi un like e iscrivetevi sui miei social. Ciao!